Con la tradizionale consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Giovanni Ruvolo al 114esimo capitano della Real Maestranza Filippo Aleo della categoria dei calzolai, pellettieri e tappezzieri, costituita sotto il patronato dei santi protettori San Crispino e San Crispiniano, la settimana santa è entrata nel vivo. Titolare di un rinomato salottificio, Filippo Aleo, 54 anni, ha così aperto la storica processione del mercoledì santo, accompagnato dalle altre cariche capitanali Giuseppe Corbo Scudiero, Umberto Peregrino, Alfiere Maggiore, Carlo Cusmano, portabandiera, Marcello Peregrino, alabardiere e Agostino Andaloro, portabandiera storica. Sì, oggi si rinnova un rito che quest'anno assume un sapore ancora più bello, più profondo. Avendo lavorato per quasi un anno tutti quanti insieme alla realizzazione della Settimana Santa 2018, che è una Settimana Santa ancora più sentita da parte di tutti nello spirito della coralità. Proprio con questo spirito io oggi consegno le chiavi al capitano, cioè consegno una città che sta cercando di fare ancora più sistema. E la consegno alla Real Maestranza, che è stata che è la componente che assieme alle altre sta guidando la promozione di tutta la Settimana Santa e che ci consentirà agli inizi del 2019 a candidarci per il patrimonio immateriale dell'UNESCO. Con la consegna della chiave di oggi veramente ringrazio la Real Maestranza, la TEPA, tutte le organizzazioni della Settimana Santa, il Fogliamari, i piccoli gruppi, i grandi gruppi, Gesù Nazareno, proprio per il cammino che abbiamo fatto in quest'ultimo anno. E in questo, anche quest'anno ho voluto i bambini e le bambine della nostra città, chiaramente una rappresentanza, perché contemporaneamente alla consegna del capitano di un rito, allora intendo consegnare il patrimonio della nostra tradizione, il patrimonio della nostra cultura, il patrimonio della nostra identità. Filippo Aleo è il 14° capitano della categoria calzolai, pellettieri e tappezzieri dopo l'elezione nel 2008 di Angelo Mossuto. Tappezziere dal 1982, è entrato a far parte dell'Associazione della Real Maestranza. Nel 2009, rivestendo negli anni successivi la carica di portabandiera. 9 anni che lo hanno visto sempre presente e attivo all'interno della categoria, di cui oggi è anche vicepresidente. Una giornata carica di emozioni, quella di oggi per il capitano, accompagnato dalla moglie Loredana. Non ho dormito nulla, quindi. E poi una grande emozione. Dopo tanti preparativi, finalmente questo grande giorno. E tra l'altro una bella giornata, come dicevo stamattina, poc'anzi ad altri. Quindi ora speriamo che tutto ancora vada bene, perché ancora c'è una lunga giornata davanti. Sono felice per lui, per questa carica che sta eseguendo. E sono veramente molto, molto emozionata. Mi auguro che il tutto prosegua per il meglio.